Ben ritrovati e ben ritrovate dalla redazione di Putti Figari. Io sono Riccardo. E io sono Aurora. Si parla di sprechi e di inquinamento, eppure ci sono persone che ogni giorno scelgono di portare avanti scelte e stili di vita differenti. Gli ecovillaggi dimostrano quanto una scelta ecologica sia possibile. Ci sono insediamenti di veri e propri villaggi, di case in rovina o complessi colonici, che un gruppo di persone hanno acquistato e hanno deciso di darvi una vita sostenibile ed ecologica. È quello che è successo ad esempio a Torre Superiore, nella Liguria più occidentale, vicino a Ventimiglia. Qui un gruppo di persone, spinta dal desiderio di recuperare il borgo medievale di Torre Superiore, si è costituita in associazione culturale. Ha acquistato tutti i lotti in cui era suddiviso il paese e si è avventurato in un progetto che a 20 anni di distanza ha ottenuto i risultati desiderati. Se l'obiettivo era prima principalmente quello di far rivivere Torri, un borgo completamente fatto in pietra e solcato da labirinti di scale, terrazze e vicoli, si è imboccata poi la strada ecologista. Materiali convenzionali come ferro e cemento sono stati sostituiti dal sughero cotto e le calci. I residenti, compresi i bambini, hanno creato un orto biologico che produce olio, verdure e frutta. Hanno installato pannelli solari che garantiscono il 50% del riscaldamento in inverno. Ognuno degli abitanti è più abile in una certa attività, ma a seconda delle esigenze ci si rende disponibile a fare un po' di tutto per prendere le decisioni riguardanti il villaggio che si riunisce una volta alla settimana. E basta fare un giro in rete per scoprire quanto esempi nel genere si stanno diffondendo. In Sardegna, anche nella nostra terra, si moltiplicano progetti di vita e comunità ecologiche dal nord al sud, condomini ecologici, terreni comunitari e tanti altri esempi di progetti campione. Insomma, sembra che un altro mondo sia davvero possibile. Da Putti Figari, per ora è tutto. A voi la linea!